Tu sei scemo, eh? A forza di spremerti le meningi ti si è fuso il cervello. Come posso essere io l'assassino? Beh, per dirne una, sei venuto fin qui da solo, senza aver paura di farti sorprendere dallo sbudellatore. Sandro drizza la testa, spalanca gli occhi. Oddio, hai ragione. E se mi colpiva le spalle? Si guarda tutto intorno, torna a fissare l'amico, gli occhi stremi per la rabbia. Tutta colpa tua, Brenno, mi fai perdere la testa. Cosa c'entro io? Mi fai andare fuori di cervello, tu sparisci, non si sa cosa fai, ci lasci a trasportare quell'enorme affare, sono tutti pazzi quelli là e io devo assecondarli. Adesso stanno farcendo quell'armadio enorme. Farcendo? Sì, lo farciscono, lo riempiono con la legna, con gli stirolo che hanno trovato in quel magazzino, così dovrebbe galleggiare meglio e potranno starci sopra in 4-5, sono pazzi. Che scena, però, un armadio farcito come una barona ripiena. Vengo a darti una mano. Che cosa? Andiamo, dai, non credevi che sarebbe stato così facile, eh? Il fatto è che... scuote la testa. Non posso fare altro, non so. Si affrettano lungo il viale illuminato, poi tagliano per il parco, guidati dalle luci. Raggiungono il gruppo che sta spingendo per far salire il pesante armadio sul muretto dai merli armandini che separa l'isola dal passato. Delle corde girano intorno al mobile per tenerlo chiuso. Un'altra corda è legata a una delle gambe e penzola a terra. Dario, Carlo, Fabio e Armando, con Luigi e le ragazze che li guardano, sono all'apice dello sforzo. Coraggio, arrivano i vostri, annuncia Brenno e si precipita a spingere. Eccoci, ti fa tempo, Sandro. L'armadione sale tra i merli, scorticandosi nei punti in cui raschia contro il muro. No, attenti, piano, urla Dario. Cosa? Stridano diverse voci. La corda, tenete la corda! Quale, questa? Sandro afferra una grossa fune che pende dall'armadio. Ma guarda questo, pensando alla fine che hanno fatto i tendaggi e i cordoni del salone delle feste. All'improvviso, il cavo sembra animarsi tra le sue mani, come un serpente spaventato. Scivola via veloce, segandogli il palmo. Ai! Si lamenta mentre lo lascia andare. L'armadio, sfregando e scricchiolando tra le merli, precipita nel fossato con un gran tombo. Uno spruzzo d'acqua arriva all'altezza del parapetto. Dario fissa con odio Sandro che si succhia sulla mano colorante e rimane senza parole. Carlo bestemmia piano ma ripetutamente. Fabio guarda tutti immobile e poi si gira lentamente verso il fossato. Come ad un segnale convenuto, tutti corrono ad affacciarsi tra i merli sporgendo in fuori le lanterne. Anche le ragazze si fanno largo sgomitando e commentando. Il grosso mobile ripieno, dopo il tuffo rimbalza ancora su e giù sulla superficie dell'acqua, poi prende una leggera corrente e scivola verso sud. Toh, vedete? Spiega Brenno, anche lui affacciato tra due merli. Non è un fossato questo, è un vero e proprio canale che taglia la penisola. Ha anche le sue correnti, avete notato? Io avrei detto che l'armadio si sarebbe diretto verso nord, spinto dal vento che soffia da sud. Indica con ampi gesti di direzioni. Invece, questa è la dimostrazione che le correnti sono più importanti del vento nel dirigere gli oggetti galleggianti. Il silenzio degli altri è così compatto che sembra un suono. I giovani si girano. Tutti lo stanno fissando per capire se scherza o parla sul serio, se è scemo o li sta prendendo per i fondelli. Anche le ragazze hanno smesso di ridacchiare e commentare a bassa voce. Brenno guarda le facce scure e le mani aggrappate ai merli e gli scappa da ridere. Ma si rende conto che se ridesse apertamente gli altri potrebbero alzare quelle mani nervose su di lui. Cerca di non guardarli, di controllarsi. Si sforza disperatamente, non sa se ce la farà. E qualcuno si mette a urlare, anche altri urlano. Oddio, questa volta mi menano. Sta per coprirsi la testa per pararla dai pugni, quando invece si trova ad ascoltare quello che dicono le grida. Forza, recuperiamolo! Incita. Tutti corrono nel parco verso sud, paralleli alla rotta del mobile. Poi tornano a pigiarsi tra i neri,
rischiando di scontarsi o bruciacchiarsi con le lanterne. Si affaccia anche Brandy, a prudente distanza. L'armadio sull'acqua ruota leggermente su se stesso, spinto dalla corrente. Poi il vidro rallenta e si impiglia in alcune canne sotto un altro merlo più sopra. Si ferma! Possiamo arrivarci! Possiamo fermarlo e salirci su! Forza, prendiamolo! Una corda! Un bastone, una pertica, presto! Attenti! L'urlo si spegne nella bocca di Fabio. Immobile riprende a girare su se stesso, si stacca dalle canne e riparte. Trasporta piano un bastone di erbe galleggianti sempre più avanti nel canale, in vista ormai del lago aperto. Aperto come la bocca degli spettatori che lasciano cadere la mascella delusi. Qualcuno lo segue ancora, correndo a fianco dei merli e sollevando le lanterne. Luigi canticchia la canzonetta del piccolo naviglio, sottovoce, con cautela. Brandon li guarda e di tanto in tanto soffoca le risate nella manica. Poi si sente di non potersi più trattenere. Afferra la lanterna abbandonata e fugge. Uscita
Accidenti, Master, che spirito! Avevi tutto nero! O forse è l'umorismo che non capisce. Dov'è l'ironia? La frase dice che quando stai male, stai male. Le poche volte che stai bene, beh, stai male perché pensi che dovrai morire. Cosa c'è da ridere? Comunque fa ridere. Chi la sentiva rideva, li ho visti io. Perché? Ti do la mia interpretazione. Ridevano perché in quel momento stavano bene e si sentivano di poter ridere della morte o di poterla accettare. Che profondo sei, Brenno. Però è la tua interpretazione. Sì, ma ho le prove per sostenerla. Cioè, che prove? Che ridevano. La segue con lo sguardo mentre si allontana sulla ghiaia del cortile, diretta al garage. Ciao, riposati, tutto qui. Dov'è finita la mia chiacchiera? Cosa guardi, Brenno? Ah, Sandro, come va? Niente, ho parlato un po' con Adriana. Ho visto. Ma non è una stronza sbruffona che frequenta politici maneggioni o decisamente corrotti? Anche tu, dai, non si può essere così superficiali. E poi stanotte non eri tu quello molto comprensivo, molto accomodante con le colpe di certi politici? Beh, sbruffona lo era e se la faceva con personaggi proprio di quel tipo. Io ero gentile con loro perché cercavo di essere ospitale come si conviene in queste occasioni e tutto finisce lì, è una formalità. Non devo mica diventare amico loro o frequentarli? Mi sembrava che volessi proprio quello, invece. Io no. Tu vuoi farlo con Adriana, invece. Ho visto come la guardavi e come ti guardava anche lei. Dici? Mi guardava così. Lo sguardo di Brenno si alza verso il cielo rischiarato dall'alba. Poi guizza intorno. La luce rivela la valle e il lago che circonda la penisola, che increspa il suo azzurro oltre le mura nevate. Sì, non è antipatica dopo tutto e ha un certo fascino. Anche il carattere, il temperamento. Non so se hai notato, ha gli occhi che cambiano colore, dall'azzurro al verde a seconda dei momenti. Ah, adesso ti piace. Beh, non so, però le persone possono cambiare. Ah sì? Non pensavi così la notte scorsa quando facevi quelle battute. Lo vedi? Sono cambiato. Cosa ti avevo detto? Arrivo. Ha ragione Adriana. Quando non sai cosa dire, te la cavi con una battuta. Ma almeno si ride. Ti pare poco?
salvare la nuova arrivata. Ma chi è questa bellissima dama? Nadia, come va? Hai finito con i tuoi impegni audio e video? Pare di sì, una fatica, guarda. Quanto tempo sarà passato dalle prime interviste? Sono distrutta. Sogno solo il mio letto. Ma non dire così. Sei una PR renata, ti sei mossa benissimo. Hai fatto visitare mezza penisola alle telecamere. Volevano riprendere i luoghi del dramma. Nella voce della bionda ex cameriera vibra la soddisfazione. Sei stata brava e sei telegenica. Mi ha fatto vedere un po' di cose, Sandro, da un computer portatile. Forse i tempi del precariato sono finiti. Tu dici? Me lo auguro. Ma certo, mi pare già di vederti su Manifesti e Pieghevoli, il nuovo volto della pubblicità della zona. Dov'è Fabio, il nostro manager turistico? Se n'è andato con gli altri, non li avevi salutati tutti? Ah sì, che buffo, erano tutti più che gentili, direi calorosi. Anche Carlo, il solito per lui, no? Nadia e Sandro lo squadrano senza parlare. È andato tutto bene, e questo che importa, taglia corto Sandro. Lascia perdere tutto il resto, sei vivo e pure famoso, cosa vuoi di più? Sono vivo. Anche Armando se n'è andato in fretta. Avrei voluto ringraziarlo ancora. Non sarei qui senza il suo aiuto. Spero che trovi un lavoro fisso. Lui non ha nemmeno una bella strappuna come te, Nadia. Cosa vuoi dire? Prendo le sfide. Sei bellissima. Basta che ti presenti con quel vestito e ti si apriranno tutte le porte. Lei lo guarda. Io non sono solo un bel viso e un bel corpo per lui. Ma certo, perché... E sono stufa di sentire queste battute. Tu sei stato il master del gioco. Hai scoperto l'assassino, ma non eri in condizione di girare per la penisola davanti alle telecamere. È chiaro? L'ho fatto io e non ho sculettato. Ma ho spiegato tutto il gioco, tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che è successo stanotte. D'accordo, lo ammetto. Le telecamere sono una grande tentazione. Avrei voluto esserci io là davanti. Ma non mi dispiace troppo. Hanno intervistato molto anche me. Però continui a lanciare quelle battutine su come una ragazza come me trova lavoro e Nadia ascoltami. No, ascolta tu. Guarda che io non sono mica come Adriana Vanessa, sai? O come quella scema di Cinzia che la fa vedere a tutta la rete senza guadagnarci un centesimo. Ah, allora tu ci guadagni. No, io non faccio quelle cose. E perché te la prendi così? Cosa credi? Anche tu vedi e fai le stupidate come ieri sera. Solo dopo che hai vomitato sei tornato sobrio. E nemmeno del tutto. Lo guarda e sembra sfidarlo a rispondere. Poi la sua espressione cambia. Brandon cerca di raccapezzarsi. Un momento prima era contenta e eravamo amiconi. Ora è una furia, è incerta. Come se si chiedesse se ha detto troppo. Oh. E quell'espressione rabbiosa l'ho già vista. Quando avevamo discusso di Cinzia, delle sue disavventure, perché la difendeva in quel modo, forse? Nadia, non so niente, le mie battute non si riferivano a niente di preciso. Forse ora riesco a mettere insieme il quadro completo, ma solo perché tu mi ci hai fatto pensare. Sei preoccupata, vero? Temi che le interviste di oggi si colleghino a qualcosa che c'è già in giro sul web, immagini e riprese fatte in momenti non proprio opportuni, così? Cosa? La sua sorpresa sembra genuina, poi si riprende. La sua voce diventa bassa e fredda. Te l'aveva già raccontata, eh? Te la ridevi sotto i baffi, eh? Di verità. No, me l'hai fatto capire tu. Lei continua a pensare. Chiusi in questa penisola, non si faceva che parlare, anzi sparlare di tutto. Era come in quegli stupidi reality show. Dimmi la verità, che te l'ha detto? Da chi l'hai saputo? Da nessuno, te l'ho spiegato. Lei lo squadra, scura in faccia, valutando la sua espressione. No, che bravo. Sei proprio un investigatore. A Brandon viene in mente qualche battuta. Teme che non sarebbe ben accetta. Cade il silenzio.
quando il cielo sta rischiarendo, arrivano raffiche di vento che sembrano spazzar via le ultime ombre e portare il giorno. È ora di andare a casa. Non è detto che vada così, Nadia. Quante immagini ci sono in rete? Perché devono trovare proprio quelle e collegarle con te? Fai presto a parlare tu. Nadia sembra aver perso tutta la sua sicurezza. Interviene Sandra. Ha ragione Brenno, Nadia. Non è detto che debba capitare per forza. Se sono coinvolte persone potenti e conosciute, magari i blogger non si attarderanno a far girare quelle immagini. Avranno paura delle denunce, di mettersi contro persone importanti, di bruciarsi qualche opportunità. È un piccolo mondo, quello della nostra zona. E chi non ha bisogno di opportunità oggi? Grande Sandro, sei come Settimo Cavalleria. Speriamo che Nadia si convinca. La birra sbircia dalla sua tensione, dalla sua strada. Non sa se crederci, ma adesso nemmeno convinta che possa succedere il peggio. Nadia, dammi la mano. Brenno le porge la mano sana e Nadia la stringe. Sì, mamma, non sono bella. Vedrai che tutto andrà bene. Ti daranno un lavoro, quello che vuoi. Brenno, mi sta zitta, lascia perdere. Scuoti la testa, però non mi tira la mano. Brenno sente che non è più così tesa. Un abbraccio di saluto e di auguri. Si alza in piedi, ma gli gira la testa. Si appoggia allo sdraio per reggersi. Oh, cacchio! Lei lo aiuta a stare dritto. Riguardati, Master. Non sei così forte come vuoi far credere. È la stanchezza. Adesso bisogna proprio andare, Nadia. Spero di vederti ancora. La tira a sé in un abbraccio e sente che la rigidezza di lei si scioglie. La stringe forte per qualche momento, poi si stacca e si guarda. Lui sente la testa in cielo, sorride, le dà un rapido bacio sulle labbra e si allontana. Lui resta a guardarlo. Brenno si esercita a stare in piedi e a fare qualche passo. Dirige verso il garage per far capire a Sandro che è ora di andare. Si ripete che vuole solo poter dormire. Sandro blatta e tergiversa e lui deve insistere. Allora, vai a prendere la macchina o no? Ma mi ascolti? Sì, certo, e cosa dicevi? Dicevo, non perdere il pomeriggio. Mi è piaciuto anche il giornale di Stenis, no? Ci servirà? Ma mi hai detto un sacco di volte che è stupida di nuovo. Beh, le cose cambiano, come le persone, no? Non bisogna essere superficiali per dedicarle. E ride. Sandro, comincia a fare qualche battuta intelligente. Dove andremo a finire? Mi è tornata in mente quella che dicevi sempre. Mai sottovalutare la provvidenza. No, non mettiamo limiti alla provvidenza, è famosa lì. Sì, vabbè, dai, quello che è. E anche quell'altra non è male. Che brutto morire, meglio di no. No, è peccato morire. Appunto. E io come ho detto. Thank you.
stata una presentazione da brivido che mi viene proprio da dire peccato voi. Può essere leggermente in anticipo rispetto al programma, ma va tutto bene. Va benissimo. Qui c'è da fare il libro, quindi... È l'avviso del libro adesso, pian piano. Sì. Direi una cosa, solo una specie di nota finale, per un motivo molto semplice. Avete notato che i brani non sono collegati tra di loro e probabilmente non si capisce nemmeno che è un giallo, magari. E non si capisce nemmeno, non so, le sofferenze, le ferite, le violenze, tutte le cose truculente che ci sono. Perché non potevano comparire dei brani, altrimenti si svelava l'ossatura del mistero. E quindi dirò solo che il romanzo è ambientato a Castelpoblino. Si immagina, io immagino, che ci sia una cena con Delitto in costume rinascimentale. Immaginare non basta niente, quindi mi sono... E si prepara questa cena con tutto il gioco, quindi c'è un master che sarebbe Brenno, che a volte nei brani viene chiamato master, a volte viene chiamato Brenno, il protagonista, e tutto sembra procedere bene finché, naturalmente, ci sono invece alcuni morti veri, non dirò quanti, non dirò come, e quindi il master deve diventare un investigatore, un master vero, deve scoprire l'assassino vero. E lui e tutti gli altri devono anche fare molto in fretta perché la cena era organizzata in questo modo, si toglievano tutte le luci e c'erano solo delle torce o delle lampade. E poi immagino anche con licenza poetica che il ponte levatoio sia effettivamente levatoio. E quindi succede che, vi svelo questa poi basta, succede che... Prendiamo il libro. Infatti, non vorrei essere più bravo io a raccontarlo del libro, perché sennò mi sono alzato sui piedi. Sei tu più peggio creditore della mia. Già che penso di lui, sia più bravo di me che a scrivere il tuo suonare, per cui va bene, grazie di essere venuti, speriamo che vi sia piaciuto. Grazie a Sonia, senza Sonia tutto questo non sarebbe stato possibile.